e nella fase finale la stagione olearia con l'antichissima raccolta di olive anche nel Casertano, dove anche quest'anno le cose non sembrano andare secondo le aspettative. L'inquinamento e di conseguenza i parassiti, come la mosca olearia, anche quest'anno hanno fatto la loro parte, danneggiando i numerosi produttori dell'olio di oliva, l'oro delle nostre tavole, sempre più richiesto dal mercato e sempre più oggetto di dubbi e preoccupazioni da parte dei consumatori. Noi abbiamo incontrato un produttore esperto, il dottor Tommaso Mastroianni, con il quale abbiamo cercato di capirne di più su come destreggiarsi nell'acquisto di un buon olio e di tracciare un bilancio della stagione che sta per finire. Benissimo, per quanto riguarda l'annata di quest'anno, in qualche modo ricalca quella che è stata l'annata di 2 anni fa. È leggermente migliore, soprattutto la raccolta è stata una raccolta a macchie, ci sono state delle varietà che sono state particolarmente attaccate e compromesse dall'attacco appunto di mosca olearia, che ha compromesso sia raccolta, come dicevo, che qualità dell'olio stesso. È stata un'annata a macchie perché poi al di là di tutto quanto questo ci sono state zone e produttori che comunque hanno prodotto sia qualità che quantità. Ecco, cosa dipende la qualità di un olio? La qualità di un olio dipende da una molteplicità di fattori, dallo stoccaggio, dalla raccolta più o meno precoce, dall'immaiatura delle stesse, e quindi in base a tutti quanti questi parametri si stabilisce quello che è la qualità o meno di un olio, o quantomeno si gettano le basi per avere una buona qualità di un olio. Tenuto conto dell'annata passata e del fatto che anche già un attacco minimo di mosca olearia nella percentuale del 10% riesce già a compromettere quella che è la buona qualità di un olio, insomma non è che sia andata proprio benissimo, fermo restando il fatto che portando i miei campioncini di olio al laboratorio per le analisi di rito, lo stesso laboratorio mi ha detto che quest'anno poco più, all'incirca la metà dei campioni da lui analizzati rientravano nello 0,80 dell'extravergine. Ecco, come si fa a riconoscere un olio extravergine di oliva? Allora, un olio extravergine di oliva è un olio che ha un'acidità espressa in grammi di acido oleico libero per litro di prodotto inferiore o uguale allo 0,80%. Oltre a tutto quanto questo esistono tutta quanta un'altra serie di connotati e attributi che gli danno la caratteristica di extravergine, il fruttato, l'amaro, il piccante, a meno che poi non siano proprio in condizioni estreme ed eccezionali, perché potrebbero anche significare una cattiva lavorazione o tenuta delle olive. Ecco, che cosa vuol dire pressato a freddo o spremuto a freddo? È indice di qualità sempre? In linea di principio sì, è indice di qualità. Per convenzione europea il pressato spremuto a freddo è quello fatto entro i 27 gradi centigradi, nel senso che durante l'intero processo produttivo la temperatura di estrazione non va mai a superare i 27 gradi centigradi. Questo per quale motivo? Per preservare tutta quanta una serie di composti, principalmente i composti vitaminici, vitamina E, precursori della vitamina E e via discorrendo, insomma, sostanze benefiche per l'organismo, la circolazione e quant'altro. Ecco, che cos'è l'acidità? In genere che cosa indica? L'acidità indica che cosa? Indica per esempio una cattiva conservazione delle olive, un attacco di mosca incipiente già avvenuto, che quindi va a compromettere quella che è la qualità del frutto, per cui si libera acido oleico libero e quindi abbiamo una qualità nettamente inferiore. Certe volte si dice che l'olio ha un sapore di rancido, che significa? Il sapore di rancido può essere dovuto a tutta quanta una serie di fattori, alla cattiva conservazione delle olive e naturalmente anche alla cattiva lavorazione in frantoio dello stesso. Se per esempio portiamo le olive in sacchi, come un tempo si faceva, fermo restando il fatto che se noi andiamo a ritroso con la memoria e vediamo che negli anni 60 nel Cilento fu fatta una ricerca sulla dieta mediterranea e l'olio fu detto proprio principe della dieta mediterranea, a quel punto, nonostante il rancido, comunque l'olio giocava un ruolo fondamentale nella prevenzione di malattie cardiovascolari. Ecco, come deve essere conservato l'olio e per quanto tempo si può conservare? Ecco, qua entriamo un attimino nei meandri della burocrazia. In che senso? Nel senso che l'olio, fino alla passata campagna olearia, aveva come termine di scadenza di preferibile consumo 18 mesi dalla data di imbottigliamento. Attualmente questo termine è stato abolito. Normalmente, per quello che è l'esperienza mia personale, un olio ben conservato, quindi al riparo dalla luce, dal freddo, da sbalzi termici, può essere tranquillamente conservato per 2 anni e forse anche di più, senza perdere le normali e naturali caratteristiche dello stesso.
Ecco, bisogna, questa è l'ultima domanda che le faccio, bisogna sempre diffidare del prezzo troppo basso per litro d'olio? Sì, ma in questo caso bisogna fare pure un'altra considerazione, bisogna distinguere quello che è l'olio industriale, l'olio del supermercato, dall'olio di frantoio. L'olio di frantoio è l'olio che normalmente viene prodotto nelle nostre zone, dai nostri produttori, è un olio insomma che non è assolutamente paragonabile a quello che è un olio assolutamente industriale, derivato anche da processi fisici come la deodorazione e cose di questo tipo qua, che vanno poi inevitabilmente a compromettere quella che è la qualità intrinseca dell'olio, perché deodorando un olio e quindi portarlo a 100 gradi circa di temperatura per togliere tutte quante le puzze, diciamo così, che stanno all'interno, anche se toglie le puzze, la matrice cattiva resta comunque all'interno dell'olio. Un'altra considerazione va fatta su quello che in questo momento, complice anche l'annata di quest'anno, insomma, ha messo in evidenza quelli che sono i limiti dell'olivicoltura qui da noi nel Caiatino. Per questo motivo un gruppo di persone si stanno organizzando cercando di creare delle strategie alternative, visto e considerate che quelle tradizionali per combattere questo parassita, questa mosca olearia, hanno fallito anche quest'anno, in collaborazione anche con enti di ricerca e universitari di grido, insomma, stiamo cercando di organizzarci per il futuro di Imbrosigo al fine di contrastare questo parassita e ottenere un olio che sia sempre migliore sotto ogni tipo di profilo, tenuto anche conto del fatto che la nostra varietà caiazzana è una varietà che si presta non solamente alla produzione di olio, ma anche alla produzione di olive da mensa, tant'è che sempre con un'importante istituzione nazionale campana stiamo provando a fare l'oliva schiacciata, conciata in vari modi, sperando di avere poi un riscontro da tutto quanto questo. Naturalmente un minimo di aggregazione, come si sta creando intorno a me, unitamente a quella che sarà la collaborazione di enti sovraterritoriali, sicuramente darà giovamento a tutti quanti noi, contribuendo non solamente a dare respiro all'area, ma anche a redistribuire il reddito e la ricchezza in modo più omogeneo, che poi è quello che dovrebbe essere fatto da ognuno di noi, redistribuire il reddito e la ricchezza.